cominciare in forma dei ringraziamenti, poi ci saranno degli oratori e poi Luca concluderà questo piccolo programma e dopodiché sarete i nostri ospiti. Io volevo l'architettura lo conti di Sementina, in particolare l'ideatore di questo meraviglioso progetto, l'architetto Juan Campopiano. I parenti, gli imprenditori, gli amici presenti oggi a questo giorno di festa, mi verrebbe da dire padre all'estero, ma non si può. Io vi ringrazio per la vostra presenza. Io e Luca avremmo voluto descrivere questo luogo, però evidentemente noi facciamo un'altra professione che non è quella dell'oratore. Abbiamo riflettuto e c'è una persona che sicuramente ha delle grandissime capacità per spiegarvi questo nostro concetto e idea di casa funeraria. Passeggera, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo, sono le parole del Salmo 90. Tante volte la vita riserva le più svariate e imprevedibili sorprese. Se per alcune persone la morte può essere una liberazione, soprattutto in caso di età avanzata o di grave e dolorosa malattia, per altri è una vera tragedia, la morte di bambini, di mamme, di papà ancora giovani, sono sempre una sofferenza indescrivibile. Sono momenti in cui è importante anche avere fiducia e credo che soprattutto quando si lega il concetto di morte a un aspetto di fiducia, sicuramente meritano tutto l'attenzione e tutto il sostegno della comunità per questo investimento che comunque è stato fatto qui nel Bellinzonese, ma di cui anche le autorità, e non solo le autorità ecclesiastiche, potranno beneficiare proprio perché si tratta anche di luoghi che potranno essere messi a disposizione delle istituzioni cantonali in caso anche qui, evidentemente nessuno se lo augura, di eventi maggiori in cui dovranno essere gestite più salme, più situazioni di riconoscimento, e quindi saluto anche i collaboratori della Polizia Cantonale e della Polizia Scientifica. Capita abbastanza regolarmente all'autorità politica di essere invitato, di recarsi a inaugurazioni, a momenti che segnano anche un'evoluzione dal punto di vista dell'attività economica svolta sul territorio. È chiaro che lo sappiamo, anche questa, anche la vostra, una dimensione economica molto presente, molto chiara, e allo stesso tempo sappiamo benissimo anche che non può essere ridotta semplicemente a questa dimensione, poiché investe anche una sfera molto intima, molto sensibile della nostra esistenza. E quando parliamo della vita, ma soprattutto quando parliamo della morte, è chiaro che ognuno di noi avverte anche un senso, se non di imbarazzo, quantomeno di pudore, ed è normale che sia così anche magari quest'oggi nell'inaugurare questa bella struttura, questo bel edificio. Eppure la morte è la cosa, insieme alla vita, la cosa più naturale della nostra esistenza terrena, della nostra presenza su questo pianeta. E volevo semplicemente ringraziare tutti voi che siete presenti all'inaugurazione di questa struttura, che per me personalmente è un sogno che era cominciato 37 anni fa, quando ho cominciato a lavorare da mio papà, e avevo già quest'idea, ma probabilmente sarebbe rimasta tale se non che una mattina è arrivato Dante in ufficio con una frase che praticamente ogni volta che pronuncia mi inquieta, e cioè starò a pensare che potresso, e vi garantisco che quando arriva con questa frase starò a pensare che potresso, devo sedermi perché non si sa mai dove andiamo a parare. Ringrazio anch'io tutte le ditte che hanno lavorato in questa struttura, ma volevo fare un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori che queste ultime due settimane hanno veramente dato l'anima per far sì che oggi era tutto in ordine, tutto pulito,
tutto bello splendente, e per cui vorrei invitarli sul palco, che vorremmo dare un piccolo